contro la barbarie del razzismo e la chiusura dei porti. E questo è il leitmotiv che ritma i passi della caravana Abriendo Fronteras, che nata nel 2016 si propone di articolare le lotte presenti in diverse realtà attraverso azioni comuni, ispirandosi ad esperienze internazionaliste passate fondate sulla solidarietà. Dopo aver viaggiato in Grecia nel 2016 e toccato Melilla nel 2017, questo anno centinaia di attivisti hanno guardato all'Italia, toccata la frontiera franco-italiana partendo da Girona verso Ventimiglia e giunta a Palermo e poi Mineo e Catania. Passerà per Riace in Calabria, Civitavecchia, per rientrare infine in Spagna a Barcellona. Quest'anno ha scelto di percorrere l'Italia per denunciare le politiche anti-immigrazione che stanno determinando un'escalation di razzismo e xenofobia nelle società europee e che inducono sentimenti di intolleranza. Una pericolosa deriva, dicono dalla rete antirazzista catanese, che non coinvolge solamente l'Italia, ma le violazioni dei diritti umani si manifestano in maniera crescente in tutti gli stati europei, oltre che in diversi paesi di origine da cui provengono i migranti e in Libia. Tra le tappe, significativa quella presso il CARA di Mineo, il centro richiedenti asilo che dalla sua nascita non ha smesso mai di essere al centro dei riflettori. Ci tenevamo a fare questa manifestazione al CARA di Mineo soprattutto per due motivi. Uno, che oggi è il centenario della nascita di Nelson Mandela, che grazie al suo esempio è riuscito a debellare l'apartheid in Sudafrica. Purtroppo ora l'apartheid si sta diffondendo in Europa e negli Stati Uniti. E poi anche perché volevamo ricordare il primo femminicidio in Italia, che è avvenuto nelle prime ore del 2018 con l'assassino di Francis Miracol. La carovana Aprendo le Frontiere è soprattutto femminista. E quindi, a conclusione dell'assemblea aperta, che ha visto la partecipazione di un centinaio di migranti richiedenti asilo qui nel CARA, si è fatta una danza per ricordare Francis Miracol affinché ci sia verità e giustizia per questo ennesimo femminicidio.